aver paura ad esternare le mie emozioni. Come sono così, a non aver paura di ridere. Così un giorno. Però poi ci sto pure io. Buonasera. Diego, no! Come stai? Madonna! Come stai? Madonna! Dall'Argentina è il nuovo idolo delle ragazzine. Sto cercando una ragazza italiana perché sono molto bella. Ma tu oggi pomeriggio, tipo, che fai? Oggi pomeriggio? Niente. Ma tu puoi uscire in strada così per negozio. Più il gomito del tennista, ma la spalla del tennista. Nel tennis in particolare l'evento che colpisce di più, perché è la zona più sollecitata, è la tendinopatia del sovraspinato, cioè della spalla. Le lesioni tendinee da usura hanno una rapidissima risoluzione, perché l'effetto delle varie lunghezze d'onda non è solo quello antinfiammatorio, ma anche quello di dare stimolo rigenerativo ai tessuti. Quando iniziai la mia attività di tecnico federale a Latina, non pensavo di avere le bambine così piccoline. Quando le vidi, appunto Silvia Farina, Rita Grande ed altre, ho preso un colpo. Come voi. Non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me. So quanto è difficile per voi dare a me, e ai miei fratelli, tutto quello che ci serve. Vi voglio. Ornella viene da Napoli. D'Arzano. D'Arzano. Ha 17 anni. La parola chiave per te è uovo sodo. Allora. Perché? Perché è il piatto che ti viene meglio. Perché non so cucinare e l'uovo sodo è l'unica cosa che so fare. Come si fa l'uovo sodo? Nell'acqua. All'Accademia delle Belle Arti di Rimini. Di Rimini. Ha 3 tatuaggi, per rimanere in tema. Ho perso tutto. Quali sono? Raccontaceli. Il vostro voto sarà aggiunto al termine delle votazioni a quello della giuria tecnica con un valore assoluto del 50%. Siete pronti? Via! Sono Giada Teriaca, la numero 82. Ho 22 anni e vivo a Milano, dove lavoro e studio scienze internazionali. Sono dolce e anche determinata, infatti non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, ma una corona quasi quasi, un pensierino ce lo farei. Sono la numero 83, Eurosia Campagnari. Ho 22 anni e vengo da Verona. Sto studiando giurisprudenza per diventare un magistrato e questo mi costa molto fatica. Ma c'è una cosa che non rinuncio, il ballo. Che ne dite? Volete ballare con me? Io mi chiamo Sara Izzo, vengo da Roma, ho 20 anni. Numero 54, dal Lazio, Sara Izzo. Passaggio avvenuto per la numero 54, Sara Izzo. Porta gratis a destinazione. Occhio, perché potresti essere proprio tu il prossimo concorrente di Cash Tax. Tutto qua? Mettila qua, va Carlo. Allora, noi andiamo. Dove andate? In piazza Nizza. Sì. Ciao! No, benvenuti su Cash Taxi! Volevo fare la prima domanda da 50 euro. Sì. Qual è il pronome del verbo mangiamo? Il pronome? Del verbo mangiamo.
prima di mangiamo cosa ci può mettere? Un aperitivo. Certo, è un aperitivo, è perfetto. Vorrei darle la risposta giusta, però non, io ho bisogno del pronome, sì, sì, sì. Del verbo mangiamo. Non lo conosco e non mi interessa nemmeno conoscerlo. Sarà il primo che sfiderò per buttarlo fuori. Chi vuoi sfidare? Vorrei sfidare Fiorellino. Molto coraggiosa. Hai. Lo posso dire? Sì, lo sono. Lo sono. Molto coraggio. Cosa ho detto io? Però non lo volevo conoscere. Meno di niente. Non voglio più nemmeno sapere. Che non mi saluti più. No. Non mi salutare. Va bene. Non so come artista non ti conosco, ma come uomo. Sono tre, quattro. Ma è proprio deluso. Deficiente, non eri sudato, ma che c***o dici se non lo sai? Io avevo e invece io sì, ero fradicia e sono stata lasciata. Patrone, testa di c***o. Ma questo è troppo. Questo? Non c'è più. Oh, ciao, quattro de quoziente intellettivo, il minimo per camminare. Barcellona, settimana della moda, ci troviamo davanti al negozio Custo Barcellona. Abbiamo ottenuto l'intervista con lo stesso Custo, ma la nostra vera missione è diventare le sue testimonial. Ci accetterà? Vedremo, entriamo. Speriamo che non sia come tutti gli altri. Me lo auguro, speriamo bene. Eccoci qui finalmente in compagnia dello stilista più famoso spagnolo, Custo. Come stai? Benvenuto. Molto bene, grazie. 24esima vittoria in campionato, insomma, praticamente Boston sta massacrando tutto quello che gli passa sotto le mani e anche sotto i piedi. Guarda, Guido, questa è una squadra che non sa più perdere, trovano sempre, anche in questa partita qui, vinta addirittura per 20 punti, hanno fatto la seconda linea giocare l'intero quarto quarto senza sbavature.